Canale Monterano, oltre ad essere famoso per le sue rovine, si contraddistingue per l'enogastronomia. Tra i prodotti di nicchia vi è l'olio ed è presso Autenticum per la strada in direzione Tolfa che la dottoressa Antonella Ferraro ha la passione, ormai certificata negli anni, di produrre olio biologico. Abbiamo fatto una raccolta precoce, come sempre, sui terreni di Cervetti al 30 settembre, però era un'oliva proprio ultra sana, molto piccola, quindi una resa molto molto bassa, però un olio con tutte le sue caratteristiche organolettiche, quindi molto ricco sicuramente di polifenoli, di vitamine, di omega, un ottimo risultato. Noi lo proponiamo in varie, allora il nostro è biologico certificato, è un mixage si chiama, perché usiamo più tipi di cultivar, questa è la certificazione e nell'etichetta retro ci sono tutti i dati, quindi chi è l'ente che ci certifica e il nostro codice biologico. Ecco. Estratto a freddo, cosa significa l'estratto freddo? Per poterlo scrivere sull'etichetta bisogna fare riferimento al regolamento CE 1019 del 2002, in cui specifica qual è l'olio extravergine che può essere fregiarsi dell'etichetta estratto a freddo, cioè deve essere estratto con massimo, meglio se meno, di 27 gradi, quindi assolutamente non più di 27 gradi. E ovviamente il frantoio lo deve certificare, quindi deve essere certificato per poter fare l'estrazione a freddo. Noi frangiamo alla cooperativa di Canale Monterano, di cui siamo anche soci, un frantoio che è gestito con molta attenzione, devo dire, dal presidente. Un olio caratterizzato da molti elementi che si può degustare con diverse pietanze. L'olio va bene dappertutto, ovunque, si può abbinare dappertutto. Classico è col pane. Se a chi piace si può prima metterci l'aglio intero, si strofina sul pane e poi l'olio. Noi facciamo anche degli abbinamenti diversi, vari, usiamo ovunque l'olio. Questa per esempio è una salsa particolare di rafano, fragoline di bosco, tutto prodotti nostri, e olio di oliva. E può essere andare sul pane, sui formaggi, ovunque. Poi qua abbiamo invece, per esempio, del radicchio rosso, sono tutte produzioni nostre, con l'aceto balsamico e l'olio. Anche nel dettaglio della bottiglia la Ferraro ne tiene molta cura. La bottiglia, come da norma, ormai di tanti anni, col tappo, il tappo inviolabile, significa che è un tappo, ve lo faccio vedere per chi non sa. Questo tappo, una volta che è finita la bottiglia, non può essere messo altro olio dentro, perché è strutturato in un modo, è messo a pressione, e quindi questa è stata una norma tipicamente italiana, corretta o no, comunque esiste da tanti anni, e qualsiasi ristorante, compreso l'agriturismo, ha l'obbligo di avere questo tappo per garantire al cliente che ciò che è in etichetta corrisponde al prodotto interno. L'azienda in questo periodo di restrizioni si è organizzata anche per le consegne a domicilio e già sono molte le prenotazioni.